podcast. Dicono che il matrimonio sia il giorno più bello, ma organizzarlo non è sempre una passeggiata. Fioristi, stilisti, musicisti, pasticceri, parrucchieri, camerieri, orafi, fotografi, tipografi, truccatori, ristoratori, animatori. In questo podcast scopriremo come gestire tutto e organizzare un matrimonio che vi renda felici nella buona e nella cattiva sorte. Lo faremo con una wedding planner esperta del più romantico dei business e una sposa quasi novella che ha sognato il suo matrimonio fin da quando era bambina. Siamo Alessandra Pirole Lavale e questo è Prima o poi mi sposo. Hashtag non è solo un evento. Benvenute e benvenuti a una puntata speciale del podcast Prima o poi mi sposo, hashtag non è solo un evento, dedicata all'effetto collaterale più travolgente del matrimonio, lo stress. Allora, ci sono ricerche scientifiche che hanno dimostrato che il matrimonio è uno degli eventi più traumatici nella vita delle persone, tipo più che perdere il lavoro al pari di una malattia. Io non lo so, non mi riguarda da vicino, nel senso che non è stato per me particolarmente stressante, ma forse proprio perché insieme a me c'era Alessandra Pirola, wedding planner di esperienza decennale. Ciao Alessandra. Ciao a tutti, bentrovati. Altrimenti detta, la donna che sussurrava alle spose, agli sposi: stai tranquillo, va tutto bene. Respira. Esatto, respira. Senti Ale, ma così, perché tutto questo stress? Vale, perché come ogni cambiamento, il matrimonio porta al proprio interno ansie prestazionali, preoccupazioni relativamente a l'avrò scelto la persona giusta. È un cambiamento di vita, è un passo importante ed è un passo che riguarda le emozioni e per questa ragione innesca tutti quei meccanismi mentali di stress. Sì, e anche l'organizzazione del matrimonio innesca però tutta una serie di sbattimenti e di ansie da prestazione che noi oggi cercheremo di affrontare punto per punto avvalendoci dei tuoi utilissimi consigli. Volentieri. Allora, partiamo subito dallo sbattimento madre o padre, non a genere, è fluido. Il meteo, cioè ogni volta che identifichi una data c'hai paura che piova, come se la pioggia debba rovinare qualsiasi tipo di evento. Sicuramente è bene avere un ottimo piano A ed un eccellente piano B. Dopodiché il meteo è una di quelle cose che proprio non possiamo controllare e quindi dovesse piovere abbiamo due soluzioni. Uno, planare e decidere di ok, fa niente, non permetterò a niente, nessuno di rovinarmi questa giornata, nemmeno a tu fetente di un temporale che sei arrivato il 4 di luglio e chi cavolo poteva prevederlo, oppure decidere comunque di essere felici e comunque di godersi un'ottima giornata. Il consiglio naturalmente è il secondo. Certo, parenti invadenti o parenti non graditi o parenti che devo invitare per forza perché altrimenti la famiglia mi ribalta. Altra ansia super, davvero, è proprio così. Il matrimonio è vostro e avete il sacrosanto diritto di invitare chi vi pare. Circondatevi sicuramente dalle persone che volete. Dopodiché, come dico sempre, il matrimonio unisce, mai come in questo caso, anche le famiglie. È bene tenerne conto per una sopravvivenza pacifica. Ok, uno degli sbattimenti più grandi al quale ho assistito, avendo un'età per cui di matrimoni ne ho visti tanti, è quello per cui sposi e spose sono in ansia perché quel giorno sono inevitabilmente al centro dell'attenzione e non gradiscono come noi invece esserlo. Allora, è bene sicuramente anche qui affidarsi a dei bravi professionisti. Penso ad esempio a figure professionali come il make-up artist o il parrucchiere, che sono le prime persone che si interfacciano soprattutto con la sposa e con le spose fin dalle prime ore del mattino. Una delle macro regole del matrimonio è quella di prepararsi solo ed unicamente con chi non vi mette ansia. Per cui se avete un'amica a cui volete strabene, ma quella è la persona che vi tartassa di domande, vi carica di ulteriore stress, non è la persona giusta che può stare in quel momento. La stessa cosa vale per mamme, fratelli, sorelle, cugine, stessa cosa naturalmente per gli sposi. Per gli sposi c'è la componente amici. Lo sposo si circonda di amici e cerca di alleggerire la tensione facendo si ciupiti. Ecco, anche qui, senza esagerare, l'abbiamo già detto nelle nostre puntate, mai arrivare alla cerimonia già al ticci, per cui insomma la gestione dello stress va affrontata diversamente. Sì, poi esistono soluzioni, adesso detto da me è poco credibile, ma in realtà ne usufruisco anch'io, esistono soluzioni naturali a base di fiori. Il fiore di Bach! Esatto, che riescono ad allentare quei precisi momenti di tensione. Anche per me vale, mia salvezza. Allora, un'altra ansia è quella per cui il risultato, cioè l'evento in generale, non rispecchi le aspettative. Io lo sogno da una vita e poi dopo c'ho paura che non sia così come l'ho sognato.
È vero, è così. Le aspettative devono essere, spero siano, le ansie siano derivate dalle aspettative degli sposi, nel senso che delle aspettative degli altri dovete totalmente fregarvene. Il matrimonio, come abbiamo sempre detto, deve rispecchiare unicamente la coppia in ogni scelta. Quindi le vostre aspettative non verranno disattese se vi siete circondati o di professionisti di comprovata esperienza, o avete delegato. Sicuramente aiutare, parlare delle proprie preoccupazioni aiuta moltissimo, dimezza di per sé il problema. Fatevi supportare dagli amici, dalla famiglia, delegando anche piccoli compiti, se non avete una wedding planner naturalmente, che però vi sgravano mentalmente di stress e ansia. Certo, ma poi il matrimonio è un momento della vita. Quando mai la vita è perfetta? In nessun momento. L'inconveniente, l'imperfezione, il fiore che non è come quello che volevi tu, ma la chi se ne frega? Planate, non dovete. Il mantra deve essere: non voglio che niente, nessuno mi rovini questo giorno. Voglio essere felice, desidero essere felice, desidero non che tutto sia perfetto, ma dovete avere a cuore la vostra felicità, non quella degli altri. Quella degli altri penseranno i professionisti. Com'è che è? Non voglio che niente, nessuno mi rovini questa giornata. Questo me lo tatto in sanscrito. Poi scelta dell'abito. Uno magari sceglie l'abito e dice: ma poi verrò bene in foto, tra 3 anni mi piacerà ancora quell'abito lì? Ricordatevi di, come abbiamo detto nella puntata dedicata alla scelta dell'abito, ricordatevi di non scegliere un abito che vi sovrasta. Dovete scegliere un abito che vi appartiene. Se così è, se così sarà, sicuramente nelle foto vi ritroverete come voi stessi, insomma. Adesso ti sottopongo l'ansia che aveva mio marito. Cioè, lui non ha avuto nessun tipo di ansia in quel giorno. Aveva quella di non riuscire a godersi i suoi amici, a non essere presente con tutti loro, a essere assente. Infatti è stato assente con me, è stato sempre con gli amici suoi. Vabbè, io la vedo un po' al contrario, nel senso che ritengo che gli invitati, gli amici, i familiari devono essere a supporto della coppia, per cui devono esserci, devono gioire per loro, devono essere partecipi. Gli sposi non hanno doveri di per sé, nel senso che certo che tieni a salutare tutti, a scambiare una chiacchiera con tutti, ma molto spesso nei matrimoni, soprattutto tradizionali all'italiana, con tanti ospiti è difficile, e se uno ci rimane male anche no, nel senso che dovrebbe essere comprensibile che diventa impossibile veramente parlare magari con 150 certo. persone. E quindi secondo me la coppia l'unico dovere che ha è di ritagliarsi i suoi momenti per viverseli, e tutti gli invitati invece dovrebbero avere il dovere di supportare la coppia nella loro felicità. Rimanendo in tema invitati, può subentrare lo stress da ho degli amici e delle amiche che quando sono in festa tendono a esagerare. Allora, non sarebbero amici veri, nel senso che ognuno dovrebbe saper controllare se stesso, per cui rovinare un matrimonio perché perdi il controllo di te, rovinare il matrimonio di un tuo amico, credo che sia una cosa, insomma, francamente non mi è mai successo, ma che sicuramente non dovrebbe succedere. Diciamo che potrei passare a spruzzare Rescue anche lì, perché secondo me potrebbe essere utile. Argomento bomboniere, un argomento molto molto serio. Allora, nel programma radiofonico Pinocchio noi ne parliamo sempre in punta di piedi, perché il mondo si divide in quelli che le fanno e le adorano, in quelli che non le fanno e le detestano. Io invece entro a gamba tesa, le bomboniere non possono mancare, okay. Mai. Ok. È ringraziamento agli ospiti per essere intervenuti. Voglio fare una bomboniera solidale e temo che i miei ospiti non capiscano. Sulla preoccupazione degli ospiti di capiranno che, si potrebbe scrivere un libro. Siate chiari, cari spose, cari sposi, care coppie, nella comunicazione. Non è che devono avere il dono di capire, comprendere tutto quello che avete nella testa. Se comunicate bene le vostre scelte, sicuramente tutti gli ospiti non potranno che accogliere di buon grado le vostre scelte. Sul tema comunicazione c'è anche l'aspetto più legato alla logistica, nel senso, troveranno il posto dove noi celebriamo le nozze? Le indicazioni saranno abbastanza chiare? Arriveranno in tempo? Tarderanno più della sposa? In quel caso cosa facciamo? È sicuramente buona educazione non solo arrivare in orario ad un matrimonio e da qualsiasi ricevimento, ma arrivare almeno con 10 minuti di anticipo, proprio per evitare quello che tu hai appena citato. Quindi il mio suggerimento alle coppie è: indicate bene i riferimenti sul sito se è presente, o inviate semplicemente una mappa mezzo WhatsApp qualche giorno prima, così che ognuno possa capire il percorso, possa studiarselo. Dopodiché arriveranno in ritardo, penserete mica di arrabbiarvi facendovi una tragedia.
cioè anche qui planate sulle cose, non potete farci niente. Interrompete la cerimonia perché la zia è arrivata in ritardo. Ma figurati, già tanto che l'hai invitata la zia. Davvero, questo punto deve essere imprescindibile. Cioè, chi se ne frega? Chiudiamo con le critiche. Niente. Che è il punto imprescindibile proprio per antonomasia. Le critiche, così come il pensiero di tutti, non possiamo controllarlo. Quello che voi avete scelto, l'avete scelto tra le tantissime soluzioni che una professionista o che semplicemente voi, coppia, avete valutato e avete considerato. Far star bene tutti è difficile, non è impossibile, ma è difficile, ma voi dovreste mettervi al centro del matrimonio, ancora prima di averlo vissuto. Voi non siete attori, ma siete protagonisti. Non dovrete farvi sovrastare da tutto quello che è davvero l'ansia prestazionale. Dovete unicamente avere a cuore di vivere voi per primi serenamente il vostro matrimonio. Bello, giusto, mi sembra tutto corretto. Meno male che io avevo te al mio matrimonio, perché da sola non ce l'avrei fatta. E meno male che io avevo Rescue Remedy, perché altrimenti da sola non ce l'avrei fatta. Certo, non c'era neanche questo podcast ancora. Quindi, in conclusione, per cercare di contenere lo stress al massimo, fatevi aiutare. Respirate, delegate, fatevi aiutare per tutto quanto possibile. Condividete ogni pensiero negativo. Sì. Circondatevi di persone che non aumentano la vostra ansia, ma che conoscono, che vi conoscono bene, che voi conoscete, che sapete, sanno tranquillizzarvi. Proteggete i vostri desideri, proteggete il vostro giorno e non permettete né prima né quel giorno a niente, a nessuno, di rovinare il vostro matrimonio. Godetevi questo momento, è il più bel giorno della vostra vita. Prima o poi mi sposo è un podcast di Alessandra Pirola Baietta e La Vale. Sound design Francesco Ciocca. Una produzione One Podcast.